Con un gol dell'esperto Crisafulli, il Real Avola batte nei minuti finali un ottimo 9 Egea e si conferma vera e propria ammazzagrandi di questo campionato. Ai punti il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, visto che i due portieri sono stati i veri protagonisti dell'incontro. Ma diamo merito ai ragazzi di Lucio Tosto, se non altro per la grinta messa in campo dopo le vicissitudini societarie avute in settimana. La 9 Egea, invece, scesa d'Avola da seconda della classe, rimane con la mare in bocca, anche se può di certo ripartire da una prestazione molto positiva come quella di ieri, per provare nelle prossime settimane l'assalto alle vette della classifica. La partita è molto bloccata nei minuti iniziali, con le due squadre che si studiano e tendono a scoprirsi. Per assistere al primo vero pericolo del match bisogna arrivare al 22esimo, quando Frisenda, per gli ospiti, viene servita in area da Losi ed in girata impegna Caruso in angolo. Ma è al 29esimo che la formazione di Alacqua va vicinissima al vantaggio. A Losi serve in area Dall'Oglio, che crossa in mezzo per Frisenda, ben appostato sul secondo palo. Il capitano messinese colpisce in spaccata, ma Caruso è strepitoso a negare il gol. Sul capovolgimento di fronte è Real Avola a sferare il vantaggio. Bruno scardina la palla sulla tre quarti avversaria e lancia Guastella fra le linee, che si presenta tutto solo davanti a Bucca, ma spreca incredibilmente. Al 35esimo è lo stesso Guastella a protestare per un fallo da ultimo uomo di Puzzone, ma il direttore di gara opta per l'ammonizione. Sulla punizione susseguente è Gaudio a tentare il gol, ma Bucca si distende e devia. Il primo tempo in pratica è tutto qui. Nella ripresa, dopo un tiro di Gaudio in aria parato da Bucca, è la 9 Egea a sferare ancora il gol con Dall'Oglio, che servito da Lizzi manda incredibilmente alto a porta sguarnita. Al 64esimo Guastella è costretto ad uscire per un problema muscolare. Al suo posto entra Crisafulli, cambio che, come vedremo, risulterà decisivo. Poco dopo l'attaccante Etneo protesta per un atterramento in aria su spinta di Buzzone, ma il signor Morabito de Cerreale lo ammonisce per simulazione. Ma proprio quando la gara sembrava incalanata sui binari del pareggio, il Real Avola trova il gol vittoria. Novello lancia Crisafulli che, scattato sul filo del fuorigioco, batte Bucca in uscita con un bel colpo sotto. Nell'occasione, troppo colpevole la difesa ospite, ferma sul lancio di Novello. Subito lo svantaggio, però la 9 Egea non demorde e l'89esimo colpisce in pieno il palo con un bel tiro del neoentrato genovese. Poi, in pieno recupero, Alosi batte un calcio di punizione, Dall'Oglio svetta più in alto di tutti, ma Caruso ancora una volta strepitoso nel salvare la propria porta. Finisce con la gioia dell'11 avolese che, grazie a questa vittoria, si allontana definitivamente dalla zona play-out. Per la 9 Egea invece l'esame è solo rimandato e già da domenica prossima, nel derby con la Tiger Brolo, servirà una vittoria per rimanere agganciata al treno promozione.